ARPAS non ha mai fatto le analisi della diossina sul nostro scarico, quindi non corrisponde al vero che sono presenti sostanze pericolose, o meglio, sono presenti diossine diciamo, le classi dei composti di organologenati nello scarico. Posto che in un'analisi, come viene detto qui, prodotta dalla TOSL SPA è stata rilevata tracce di diossina, perché stiamo parlando di un valore che si avvicina moltissimo al limite di rilevabilità strumentale, è stato, come dire, estrapolato che questa sostanza poi alla fine in realtà arrivasse diciamo, nell'effluente dell'impianto di depurazione. Questo non è assolutamente vero. L'impianto ovviamente non è idoneo a trattare diossine secondo certi valori, per quello che noi in realtà stiamo approfondendo la tematica con la Tossilo in modo da verificare in realtà la quantità e eventualmente la consistenza di queste diossine, se è un caso occasionale dovuto a fenomeni non difficilmente diciamo quantificabili, oppure se è una cosa, diciamo, continua. Dal 2011 ad oggi voi avete sempre trattato sia i rifiuti liquidi della Tossilo, sia. La Tossilo non scarica rifiuti liquidi, per definizione se scarica in una rete fognaria sono reflui, non sono rifiuti liquidi. Rifiuti liquidi sono quelli che vengono convogliati all'impianto mediante autospurghi e noi abbiamo avuto l'autorizzazione a smaltire questi rifiuti fino al 30 settembre. no, 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 il limite che cosa è il 28 di agosto. Quindi dal 28 di agosto non è entrato neanche una goccia di rifiuto liquido tramite autospurgo. Quindi voi avete interrotto comunque il trattamento dei rifiuti liquidi. Ok. Si parla di fanghi prodotti appunto dalle acque reflue trattate qua nel depuratore che vengono smaltite nei terreni agricoli. Posso chiedere se dal 2011 ad oggi sono sempre state smaltite così e se è possibile sapere dove? Allora, la normativa di smaltimento dei fanghi in agricoltura presuppone una caratterizzazione del fango. Quindi noi facciamo dei controlli trimestrali del fango e se questo fango è idoneo, noi fino alla data del documento abbiamo smaltito i fanghi in agricoltura perché la legge ce lo consentiva. Esistono o meglio, esiste una tabella di accettabilità che è stata stabilita dalla regione per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura e noi diciamo, siamo risultati sempre regolarmente entro questi limiti della tabella. Tra l'altro, la stessa tabella di accettabilità prevede, visto che in qualche maniera è diciamo, l'oggetto del contendere, prevede l'analisi della diossina nei fanghi. Ora, posto che la diossina è una sostanza che tende a accumularsi o nei terreni o appunto nei fanghi, la dimostrazione, la prova provata in un certo senso che nel nostro scarico non c'è diossina è dovuta proprio al fatto che anche nei fanghi di risulta non è mai stata accertata diossina. Questo con un'analisi ovviamente di autocontrollo che noi facciamo e che eventualmente la provincia o l'ARPAS può verificare. Mi scusi, questi fanghi utilizzati in agricoltura sono prodotti da tutte le acque reflue delle quattro condotte che arrivano qua al depuratore, quindi comunque sono anche le acque reflue di Tossilo. Sì, me lo confermo. Okay. E
È possibile sapere quali aziende hanno in questi 5 anni preso questi fanghi? Con che modalità li smaltite? L'azienda è un'azienda autorizzata dalle varie province tramite una regolare autorizzazione allo smaltimento dei fanghi in agricoltura. Non c'è niente di... No, le sto chiedendo se è possibile, insomma, saperlo, oppure se, perché non ho trovato documenti nel sito del consorzio rispetto a questo. Allora, l'autorizzazione al conferimento non la, ripeto, non la rilasciamo noi verifichiamo solamente che l'azienda a cui mandiamo i fanghi sia regolarmente autorizzata e nelle autorizzazioni sino alla, diciamo, alla data del 28 di agosto era ricompresa anche il nostro impianto. Se non potete più utilizzare i fanghi, smaltire in qualche modo i fanghi in agricoltura, come li smaltirete e che costo aggiuntivo avrà questo per il consorzio? Allora, noi attualmente stiamo smaltendo i fanghi in un impianto di messa in riserva autorizzato, che può ricevere fanghi anche, diciamo, con... Blocco oppure... In provincia di Cagliari, anzi provincia di, diciamo, di San Luri, diciamo. Oltre a crearci un aggravio di costi, ci crea un mancato incasso per lo smaltimento dei rifiuti liquidi, che è sicuramente abbastanza importante per l'impianto. Voi riuscirete entro il 30 settembre a recepire ciò che vi chiede la provincia? Allora, noi abbiamo chiesto una deroga, una proroga, non perché, come viene riportato nell'Unione Sarda, vogliamo appigliarci a cavilli burocratici. Noi stiamo dicendo una cosa che tra l'altro è sancita dalla stessa legge, posto che dal 10 noi siamo, diciamo, dal 10 di agosto sappiamo, perché ce l'hanno comunicato, che noi dobbiamo fare la pratica AIA. La legge generalmente consente da 6 a 7 mesi all'utente che è una nuova autorizzazione AIA per procedere a avviare la pratica. La provincia ci ha dato appena un mese, ci ha concesso ulteriori 20 giorni di colloquio, che non abbiamo trovato altri riscontri.